E ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritornati in un nuovissimo video del canale. Io sono il vostro Scolli che vi parla e oggi, signori miei, con la nostra carissima sedia da gaming che fa un casino e sinceramente queste cose qua, leviamole per favore, che vogliamo mostrare la sedia nuova da gaming, non mia, ma quella di mio fratello, che l'abbiamo ricambiata, anzi ve la faccio mostrare meglio in tutta la sua bellezza. Nuova di zecca, ma questo non ci importa, ragazzi miei, perché oggi, ragazzi miei, come avete detto dal titolo, siamo all'unboxing di qualcosa che io volevo stratanto e che quando l'ho vista ho subito detto: cazzo, questo deve essere mio. E ragazzi miei, se questo video raggiunge 20 like almeno, perché scusate, rotto, perché ragazzi, questo video qua lo volevo fare da tantissimo. E questo prodotto lo volevo da tantissimo tempo, infatti dal titolo ve l'ho lasciato tutto incognito, senza neanche dire questo, ho preso questo qua. No ragazzi, non lo dico, tengo tutto top secret. Quindi prima di cominciare col video, ragazzi miei, io direi che adesso voi mettiate il like al video e vi iscrivete, perché qua, come state vedendo, siamo con questa cifra qua e quelli che guardano i miei video non sono iscritti. Quindi cazzo ragazzi, iscrivetevi perché vi state perdendo tanti bei contenuti. Ovviamente condividete questo video qua con tutti quanti e mi raccomando, fate sapere a tutti che qua c'è un canale ancora attivo e che continua a fare video per voi e contenuti per voi. Ma adesso, bando alle ciance, io direi subito di passare al prodotto, perché sono due pacchi che ce li ho qua per terra, voi non li state ancora vedendo, ma prima passerei non a quello più piccolo, ma direttamente al prodotto principale. Allora, senza farvi vedere la via, eccoci qua, eccolo qui, il pacco Amazon, bello screenshot per il canale, cioè sì, per il canale, per la copertina, scusatemi. Eccoci qua, c'è qua dentro qualcosa e nessuno sa, ovviamente, e so solo io. Quindi, la scatola, ragazzi, già si presenta, lo sto tentando di mostrarvi la via di casa, è già aperta praticamente. Adesso lo apriamo. Ho già visto una scritta e ancora io non vi mostro niente. Ragazzi miei, signori miei, ecco voi. Watch. E vi chiederete: ma che cosa ti sarei comprato? Beh, ragazzi miei, oh mio Dio, ragazzi miei, date il benvenuto, se si vuole aprire, date il benvenuto, oh mamma mia, ok, allora, non ho, oh mio Dio, cosa ho visto, watch, ok, già abbiamo la prima, primo libricino di watch. Allora, raga, qua si vede. Ok, vabbè, sappiamo tutti che adesso è un Apple Watch, ok? Tanto Watch, ok? Si capiva. Non ve lo mostro ancora, non vi dico ancora quale ho preso, ma si vedevano già delle immagini all'interno di questo libricino, che sarà, sì, è un libricino per far vedere che tipo di Apple Watch è. E ancora non dico quale, però qua vedo tutte le opzioni e cose del genere. Ma adesso, togliendo via il libricino, ragazzi miei, eccolo qua. Lo state tutti vedendo. Ed è proprio lui, ragazzi. Ed è proprio lui, signori. Sì, esattamente, raga. Ho preso proprio lui. Mi sa che non si legge, raga. Forse sì. Questo, signori e signori, è l'Apple Watch Ultra 2. E vi chiederete, ormai dico sempre questa domanda, ma perché te lo sei comprato? Beh, ragazzi, come state vedendo qua al polso, io ho un Apple Watch Serie 7. L'ho tenuto per quasi un anno, perché anche questo qua tra poco dovrebbe compiere un anno, adesso non mi ricordo più, e l'avevo preso su subito. Non l'ho preso originale, perché
Perché ho detto, beh, sicuramente costerà tanto ed era il periodo in cui ancora non avevo tanti soldi. Quindi ho detto, prendo questo qua, vediamo come va. Ecco, con l'Apple Watch qua mi sono trovato bene, ecco, dico solo questo. Però adesso andiamo. Prima apertura, non si vede un cazzo. Prima apertura. Seconda apertura. Ragazzi, mi raccomando, se siete arrivati a questo punto e non avete ancora messo like, fatelo. Non so come aprirlo, raga. Dovrei tipo fare una roba del genere. Tipo così, in questo modo. Così lo vedete voi. Ok. Oh. Mio Dio, allora questa un attimo la metto in parte. Mamma mia. Ho letteralmente in mano un Apple Watch Ultra. Così si presenta. Molto carino, molto bello. Ah, il pulsante d'azione. Sleghiamolo. Togliamogli tutta la cartaccia che ha sopra. Mamma ragazzi, porco due. Mamma ragazzi, porco due. Che cazzo di figata. Mamma mia, bellissimo. C'è anche l'adesivo all'interno di questo. Allora, lasciamo l'Apple Watch lì un attimo. Ah, hanno messo il cavo. Ah, hanno messo il cavettino con la roba nuova, è USB-C ovviamente, con il cavo quello fatto bene, che ce l'ho anche per le AirPods che vi ho mostrato nello scorso video del drone. Sì ragazzi, mi sto impappinando a rimuovere questo. Tanto se non avete ancora fatto, ragazzi, sì, devo spaccare per forza, mettete il like se non avete ancora fatto, io ve lo ricordo ormai. Eccolo qua, devo soffiarmi il naso anche ragazzi perché sto facendo il video. Eccolo qua. Il cavo USB-C dell'Apple Watch Ultra. Ok, questo qua intanto lo lasciamo in parte, comunque bellissimo. C'è l'altra scatola, eccola qua. Allora, come cinturino, ragazzi, mi sono preso questo qua arancione, perché a me il colore arancione piace molto ed è, a mio parere, uno dei colori miei preferiti, posto si apriva da così. Momento ASMR. Oh mio Dio, che bello. Wow. Quanto cazzo è bello sto colore. Bellissimo, Rea. Wow. Innanzitutto salutiamo il mio vecchio Apple Watch. Comunque bella la rappresentazione dell'Apple Watch. Vabbè, adesso ve lo mostro qua. Praticamente qui dentro si mostrano tutte le opzioni dell'Apple Watch Ultra 2, praticamente come funziona, cosa c'è all'interno. Molto figo, devo dire. Apriamo. No, non avete visto il video. Apriamo il secondo pacco. Allora, visto che comunque ho detto, io ormai prendo le cose e hanno bisogno delle protezioni, visto che ho prodotti abbastanza costosi. Ho letteralmente preso, non si capisce molto bene da questo, non si capisce molto bene, ma mi sono preso un cane. Sì, avete capito bene, mi sono preso un cane. No, non è vero. Mi sono preso delle cover protettive per il mio Apple Watch Ultra, perché ho detto, guarda, per sicurezza prendiamoci una protezione per l'orologio, sempre per il telefono, però sì, l'ho presa perché mi serviva, mamma mia, ragazze, ha un materiale che davvero è wow, mamma mia, cioè è bellissimo quel materiale che c'ha. Allora adesso con cautela devo inserire i cinturini, che comunque, cioè, stiamo attenti, è diversissimo, cioè questo schermo qua è più grosso di questo, è assurdo. Oh, che bello. E mo bisogna capire come cazzo
si mette questo orologio. Eccoci ragazzi, dopo aver staccato il video sono riuscito a mettermi l'Apple Watch Ultra al polso e metto in questo modo. Cioè, è assurdo, è bellissimo. Cioè, raga, per mettere questo coso qua, un casino, non capivo un cazzo di come metterlo. Quindi, è così. Allora, io adesso direi di accenderlo. Sì. Ok, eccoci qua. Lo mostro qui così. Allora, accensione dovrebbe essere questo in teoria. Giusto, Apple? Oh, là, eccoci qui. Eccoci qua, sposto un po' di robe per non muovere troppo la telecamera. Ok, eccoci qua. Allora, avvicina iPhone ad Apple Watch. È per collegarlo. Oh, cazzius. Sarebbe meglio, regà, se è il registro con un'altra fotocamera. Allora, ragazzi, adesso ho attivato il video praticamente dal mio... come posso dire? Oddio, ha già trovato l'Apple Watch. Non si vedrà niente, scusate la qualità, però vabbè. Sto per dire, adesso ho collegato la mia GoPro. Allora, continua. Ok, configura per me. Cosa mi dice? Mantieni Apple Watch davanti alla fotocamera. Ok. Ok, l'ha fatto. Apple Watch abbinato. Configura come... No, ripristina da Bacopo. Configura come... Sì, questo qua. Continua. Ah, ok, deve fare l'aggiornamento classico, quindi ci risentiremo tra poco. Allora, testo in grassetto. Boh, non lo so nemmeno io, sinceramente. Impostazioni condivise. Ok. Ah sì, il mio peso. Ok, continua. Doppio tap. Unisci due volte la punta dell'indice e quella del pollice per rispondere a una chiamata o un messaggio. Visualizza la raccolta smartphone o altro ancora. Ah, il tasto azione, eccolo qua. Allora, io il tasto azione, sinceramente... Immersione, cosa fa? Ah, che ok. Oh, l'allenamento. Ma che se non utilizzerò mai, secondo me. Direi di sì. Scopri Apple Watch. Vabbè, ok. Quindi, niente, adesso aspettiamo che si configura e poi ci siamo. Ok, signore e signori, eccoci qua. Si è appena attivato e mi ha appena fatto il backup di tutto quanto. Figa, c'ha una fluidità assurda. Allora sì, lasciate stare lo squalo qua, che è quello che ho aggiunto io. Allora, mettiamo quello originale. Figa, che bello. Allora, in teoria se... Perché c'è la roba che se tu attivi... Ok, qua c'è tutto quanto. Allora, si presenta già da Dio, fluidità della Madonna, grafica incredibile. Mamma mia. Quanto... Cioè, adesso vi faccio vedere da questo a questo. Sì, vabbè, guarda, qua ancora è attiva la modalità notturna. Raga, non c'è proprio una di fluidità. Fidec. Che praticamente era quasi alla stessa batteria, assurdo. Cioè, capite la fluidità? È assurdo, eh. Incredibile sta cosa. Sì, che fin fine, raga, cioè, questo è quanto. Nel senso che... È tipo... Non è... simile come quello che c'avevo prima, ovviamente perché è diverso, però raga, cioè la sua sporca figura lo fa ed è bellissimo, figa, cioè ci sta un botto. Devo provare quella roba lì del doppio tap, adesso lo provo, però sarà difficile mostrarvelo. Però allora, figa, però vedete, tutto sfocato. Ok, allora andiamo su Apple Music. Ok, qua ci apre, come state vedendo, Apple Music. Se apre, perché in teoria dovrebbe essere già collegato con l'Apple Music. Beh,
Ah, qua le rileva? Vabbè, sì, scopri. Notifica, vabbè, si vedono così, sta veloce. Dicevo, non vorrei dire una cavolata, ma forse funziona quando magari qualcuno mi chiama e io faccio così e completamente rispondo a qualcuno. E anche per i messaggi, secondo me, è anche la stessa cosa. Se mi arriva un messaggio, faccio così e in teoria posso già rispondere a qualcuno. Però, ragazzi, che vi devo dire? Con questo Apple Watch Ultra 2, io direi che no, non di concludere, direi di far mostrare questo prodotto qua ai miei amici che dovrei uscire stasera, quindi glielo mostro, vediamo la loro reazione e io potrei in realtà anche già concludere qua il video, perché comunque a fine video vedrete le loro reazioni. Quindi io già vi saluto qua, se vi è piaciuto lasciate tanti mi piace sotto questo video, ovviamente condividete e iscrivetevi al canale che qua vedo che le persone che guardano questi video non sono iscritte. Dovete iscrivervi che è gratuito e non costa niente, io lo dico sempre ma nessuno lo fa e se ne frega il cazzo. Quindi ragazzi fatelo perché è gratuito. Quindi io ragazzi detto ciò vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, unboxing, vlog, qualsiasi altro video, e noi ragazzi miei ci sentiamo nel prossimo video di Scorri. Grazie a tutti per la visione e vi lascio alle reazioni dei miei amici. Ciao ragazzi! Ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, adesso praticamente siamo fuori e sto aspettando Porto che arriva per fargli mostrare ovviamente l'Apple Watch che abbiamo già qua al polso. Comunque, ragazzi, devo dirvi che sono passati da quando, da quel video lì, è passata una settimana da quando ho registrato quel video e devo dirvi che la batteria dura davvero troppo, cioè dura davvero tantissimo come batteria, infatti praticamente adesso ce l'ho al 61%, però lo spreco di batteria è molto molto buono. Ovviamente ragazzi, vi dico subito che questo video qua lo vedrete tra 2 settimane, praticamente oggi siamo al 25 di aprile, questo video lo vedrete praticamente verso maggio o 4 o 5 di maggio, non vorrei andare errato, e perché dovrò registrare anche le parti in cui ci saranno anche gli altri miei amici, solamente che in queste settimane non li vedrò, quindi questa fine settimana non vedo gli altri, vedrò solo Orto e anche Samuele e bisogna aspettare settimana prossima per la reazione degli altri. Intanto, ragazzi, che aspettiamo qua Orto, volevo mostrarvi anche come si presenta l'Apple Watch Ultra 2 da fuori. Letteralmente, ragazzi, come vi ho già detto, batteria 61, e ho scoperto che letteralmente tutta la parte interamente di grigio è tutta di titanio. È praticamente fatta con lo stesso materiale di un iPhone 15 Pro, Pro Max o normale. Quindi è bello fesso, cioè mi piace. Dopo aver scoperto questa cosa qua, giuro, ho detto minchia che figata. Niente ragazzi, devo fare tutto il giro del centro commerciale. Intanto grazie Rondinella per farci ricordare queste cose che sinceramente non ce ne frega un cazzo. Ok. Niente. Adesso devo andare a fare tutto il giro a piedi. E devo fare tutta questa dannata strada. GG. Non si apre. Non si apre. Aspetta. Figa. Altrimenti conosciuti. Buongiorno. Ok, sotto l'Elnos praticamente siamo qua adesso in macchina. Allora, mostrerei subito così alla veloce, proprio 5 secondi. Vediamo cosa vi fanno vedere. È un orologio, beh sì. Se vuoi staccarlo, anche per un po' vedere. Come si stacca questo qui? Sì, è un po' strano, eh. Vabbè, ve lo guardo così. Ecco, qua sotto stacchi qui. Togli quello lì, che devi toglierlo da. Ecco, esatto, da lì. Io poi devi tirare su questo qua. Ecco, quello lì. ma va.
No, vai tu, vai. Questo? Ok, 900 euro. A rate? Porco di... A rate? Sì, perché pagare subito 900 euro è da pazzi. Questo qua è l'ultima versione che hanno messo e... Ma fa anche le foto su cosa? No, ma in no, pratica... Ma ecco, sto facendo il video? Perché sto facendo io adesso il adesso video. Adesso come si esce? Mi togli il video? Allora devi schiacciare il tastino, quello in parte. Oddio, ma... What? È in live, vecchio. Ma che figata, ma assurdo. Mamma mia. Però va un po' scatti, vero? Sì, ormai. Un po' sì. Ma da qua si può alzare. Ma mi sto inventando la... Non lo sapevo sta roba, what? Lo zoom sto mettendo. Sì, sì. Ma come? Ma non lo sapevo sta cosa, vecchio. Ma per tornare indietro ovviamente quel tasto gigante che vedi. Questo? Sì. E poi basta. È fatto di titanio. Puoi praticamente... mettere anche la password qua. Sì, sì, puoi mettere la password, puoi ascoltare la musica, puoi fare di tutto. Però oh, per un dispositivo del genere ti dura anche tipo 5-4 anni se lo tieni bene. Devo dire, piuttosto mi prendo una BMW a 950 euro a rate, vaffanculo. In effetti sì. In effetti sì. Però oh, vabbè, ho detto dai lo prendo perché avevo il mio Serie 7, no? Ho detto vabbè dai lo provo per qualche mese, cioè, anzi in realtà per quasi un anno in realtà. E niente, ho preso questo qua perché poi dopo ho deciso il mio finale orologio da prendere. È una bomba. Passiamo alla prossima persona, Samu. Così, proprio faccio un come si chiama, una transizione proprio così. Buonasera. Allora innanzitutto buonasera. Buonasera. Benvenuto nel video. Perché? Sai cosa c'è? Sai cosa c'è? Oh. Ti piace? È grossissimo rispetto a... Tanto il cinturino è più grosso di quello è di Ocean. Che mi aspettavo. È Ocean. Questa qua è la versione quella per il mare. Allora? Figa. Vuoi staccare e provarlo? Sì, sì. Grossissimo, sembra... mi sento un po' Yakidale della situazione. Sei Fabio Galeazzi, come si chiama? Quello che testa l'uomo. Andrea Galeazzi. Andrea, bravo. Mi sento un po'. Sì, Andrea Galeazzi, misto Yakidale della situazione. Andrea Galeazzi. Ma prendo quello figo. Posso vedere? Là? Sì, sì, è. Saluta. Che roba. Super. No, figo, figo. Sì. Non me l'aspettavo così grande. Però poi. L'ho preso anche a rate, ecco. Beh, sì, ci no, sta. Non subito, se no, ciao, era troppo. No, infatti, 900 euro. Cinturino l'ho preso apposta perché avevo detto Alpine, Oceano, e ho detto tipo che uno è per il mare, l'altro per la montagna, questo qua per il mare. È figo. Sì, sì. È in titanio, È in titanio, sì, dell'iPhone 15. Come l'iPhone 15, sì. Io sono lì tipo così. Bellissimo, bellissimo. Sulla pontina di marmo, frate, su quelle, sui tavoli.